Jarl Sigurd, bentornato a casa. Ah, mi sei mancato. Ti sono mancato una o due volte. Cosa? Mi hai cercato con molta calma. Forse per questo. Per passare più tempo sul mio trono. Ho fatto ciò che mi hai chiesto. Uccidendo chi osava contrariarti. Non è così che è andata. Te lo può confermare Randvi. Ma certo, lo farà lei. La mia cara moglie. Portatemi in dono dal suo clan solo per placare la mia ambizione. Sì, sono certo che sarà lei a dirmi la verità. Che cosa ti ha fatto quella strega di Fulke? Tu non riusciresti neanche a immaginare le cose che io ho visto, che ho imparato. Un figlio degli dèi, ecco che sono! Un dio della guerra! Un novello Marte! Io so chi sono, conosco il mio destino, e tu non riuscirai a fermarmi! Fratello. Perdonami. Sono esausto. È stata una giornata lunga e stancante. Mi serve aria. È così da quando è tornato. Parleresti con lui per calmarlo. Posso provarci. Siate gioiosi, tutti quanti, poiché oggi è un giorno di festa. Lo Jarl... Basim, ti unirai a noi? In futuro potrei festeggiare, ma ora mi sento malinconico. Preferisco restare qui, con i miei pensieri. Sì, lo capisco. Non lasciarti turbare dall'umore di Sigurd. Ha parlato di te con affetto durante il viaggio. E io credo che confidi in te più di quanto riesca a esprimere. E io confido in lui. Certamente. Goditi la festa, Eivor. Randvi, Sigurd ne ha passate tante. Sii paziente con lui. Ma certo. Non oso pensarci. La ferocia di quella donna, Fulke. Per quanto degenerata, credo che lo apprezzasse. So che sembra strano. Cosa vuoi dire? Affermava di conoscerlo, di ammirarlo. Ne parlava come di un uomo dalla grandezza nascosta. E nonostante quelle lodi, l'ho torturato fin quasi alla follia e alla morte. Non ne capisco il motivo. Forse col tempo Sigurd si riprenderà, e se lo farà, potrà dirci di più. Dove è andato Sigurd? Dai un'occhiata. Eccoti qui, fratello. Cosa ci fai qui? Ti stavo cercando. Sigurd. Dag è morto per difendere il mio onore. Così sosteneva. È stato uno stupido. Al mio onore non servono difese, poiché esso è ferreo, è puro. Gli ho offerto una via di uscita, ma... Non dire altro del passato. Dimenticalo. Una frattura profonda quanto la morte lo separa dall'oggi.
Ho superato la prova, Eivor. Un supplizio di sangue e fiamme. Ma in quell'agonia io sono rinato. Credi che io sia meno di ciò che ero, ma non è affatto così. Sono ben più grande di prima. La mia mente è una fonte traboccante di profezie, di visioni che mi dicono chi sono. E per questo sono grato per le mie sofferenze. Sigurd, vorrei tanto capire. Ma questo... tutto questo non ha senso per me. Basim ha visto qualcosa in me, così come Fulke. Malgrado la sua crudeltà, diceva il vero. Io sono più dell'uomo che ero e ben più della fragile figura che ti sta davanti. Devi guardare meglio, Eivor. A fondo. Solo allora scoprirai cosa hanno visto in me. Riesci a vedere chi sono davvero? Io non capisco che cosa intendi. Guarda, poiché questo è il viso di un dio. Io vedo solo mio fratello, il mio più caro amico. Tornato infine tra coloro che lo amano. Dov'è giusto che rimanga? Lo apprezzo, ma credo che il tuo sguardo sia annebbiato da un passato ormai svanito. Le nostre strade si sono separate tempo fa. Va, desidero restare solo. Torna al mio banchetto e bevi per me. Festeggia i giorni a venire in nome mio. Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia.